Questa è la Nova Blast 3 di ASICS o di ASICS, perché molti amici virtuali di Instagram, di YouTube e soprattutto di Strava hanno visto le recensioni di altri podisti americani che le hanno definita la scarpa dell'anno, ma anche meno reattiva rispetto al modello precedente. Tutti sanno che è diminuita di peso, ma non avendo letto la cartella stampa non sanno esattamente di quanto, e oggi quindi, dopo 70 km di utilizzo, vi racconto tutti, ma proprio tutti, i segreti di questa scarpa. Ecco comunque le 10 cose che ho amato di questa scarpa e soprattutto le 3 cose che devono essere valutate attentamente prima di procedere all'acquisto. Avevo già fatto una recensione del primo modello con Giacomo e con Andrea, del secondo modello con Yuri e con Andrea, il terzo modello invece lo recensirò con Silvia e le sue amiche e soprattutto nella versione successiva di questa recensione con un ospite segreto con il quale correrò in pista. Il primo aspetto positivo è sicuramente la diminuzione di peso. Nella taglia US 9, secondo la questura, la scarpa è diminuita di 22 grammi. Secondo il mio modesto parere, anche utilizzando le mie 12 bilance, la diminuzione è sicuramente superiore. Stiamo parlando di una scarpa che pesa tra i 238 e i 240 grammi nella taglia US 9. Ovviamente mai fidarsi di coloro i quali abbiano delle bilance tigrate. Non è invece cambiato il drop, che nel primo modello era sicuramente, ricorderete, di 10 mm, mentre ora è sceso a 8, così come lo era nella versione numero 2. È invece aumentata da 30 a 31 mm l'altezza del suolo, quindi stiamo parlando di 31-23 mm, però, caro puntualizzatore, sappiamo benissimo che ASICS misura diversamente rispetto alle altre aziende, quindi più prudentemente, confrontando con altri marchi, stiamo parlando di 38-30. Come terzo punto, ho davvero apprezzato la tomaia, che in questo caso è in jacquard mesh. Quella del secondo modello era sicuramente più traspirante, ma in questo caso ci stiamo avvicinando ai lunghi per la maratona autunnale e di conseguenza trovo che questa tomaia in jacquard mesh consenta un miglior bloccaggio del piede e al tempo stesso una migliore gestione dei cambi di direzione. E qui la domanda più frequente è sul numero. Direi assolutamente lo stesso numero di una scarpa ASICS. Tenete presente che la lunghezza è tra virgolette standard, mentre a livello di spazio nell'avampiede stiamo parlando di una larghezza media, un volume comunque medio. Nella parte centrale c'è meno spazio, ma che questa cosa consente il bloccaggio del piede, come già dicevo. Chiaramente, se non avete mai comprato ASICS in vita vostra, scegliete un retailer online che vi consenta di acquistarlo e gestire i resi, metto qua sotto i link, oppure ovviamente andate in negozio. Mi è piaciuto anche il fatto che non siano cambiati lacci lunghi, piatti, che non si slegano facilmente e che vi consentono in effetti di correre a lungo senza questo problema. È invece cambiata l'intersuola in Blast, che in questo caso ha aggiunto un più, e con il podista, prode podista, avevamo capito 3 cose, fondamentalmente che questa scarpa è sicuramente più leggera. ASICS parla di una diminuzione del 19% rispetto al modello precedente e soprattutto è molto più soffice, stiamo parlando rispetto alla leva tradizionale, del 22% più morbida. Questo era quello che si raccontava nelle Nimbus 24 e confermo questa impressione. La terza cosa è in effetti che questo Blast resta comunque molto durevole. Sul discorso reattività non sono in effetti d'accordo con gli altri recensori, sappiate che sicuramente questa scarpa per me è molto reattiva, pur essendo comunque flessibile. Sappiate però che anche grazie alla diminuzione del peso, grazie all'aggiunta del Plus, questa scarpa ha una migliore economia di corsa, l'ho valutata anche questa mattina nel lungo lento, rispetto al modello precedente. In teoria non voglio fare il saputello, per chi corre la maratona in 3 ore con questa scarpa rispetto al modello precedente dovrebbe essere in grado, grazie alla migliore economia di corsa, così come ci ha insegnato Jack Daniel, di correre in 24 secondi meno, ma ovviamente non fidatevi di chi non ha il whisky a casa. Ho anche apprezzato il fatto che abbiano tolto il pull tab. In effetti Picasso diceva "Steel with pride", ma ASICS è ASICS e in questo caso, secondo me, non serviva proprio a nulla. Invece è cambiata la linguetta, che è sempre a soffietto, ma in questo caso risulta essere molto più leggera e racing. Secondo l'azienda giapponese, di fatto questa cosa permette ancora un miglior bloccaggio del piede. Io non avevo rilevato nessun problema
nel modello precedente, ma di fatto credo che questa cosa faciliti ulteriormente la scelta di una scarpa di questo tipo. Secondo me il bloccaggio del piede è davvero perfetto, al punto tale che non ho notato nel lungo di stamattina in Vallolona, dove ci sono significativi cambi di direzione, un impatto negativo dato dalla scarpa. Ho apprezzato anche il bloccaggio nel tallone e soprattutto la quantità più importante di imbottitura nel tallone stesso, caratteristica davvero fondamentale dal mio punto di vista e che ho sempre amato delle scarpe ASICS. Secondo me questa cosa rende la scarpa ulteriormente stabile. Ma soprattutto, e questo è il decimo punto che ho apprezzato di più, sono stati corretti completamente i problemi di gioventù del primo modello, che non erano stati indicati in maniera completa dal sottoscritto, e in effetti ho avuto il più alto numero di non mi piace sulla recensione della nuova Blast 1. Oggi spero però invece di avere un like e soprattutto un'iscrizione al canale. E quindi invece cosa succede con questo terzo modello? Le scarpe sono sicuramente più stabili rispetto al primo, il mio angolo di pronazione soprattutto sulla caviglia destra è diminuito del 42%, cosa che mi permette di pensare che questa scarpa possa essere utilizzata da una maggiore quantità di podistematori e soprattutto grazie al fatto che è stato aggiunto rinforzo mediale e, come ho già detto, nella parte posteriore è stata aggiunta una rigidità strutturale più importante, cosa che quindi consentirà a tutti i podistematori di poter amare questa scarpa, non soltanto quelli che l'hanno già amata nel primo modello, ma anche altri che invece ritenevano la scarpa più instabile. Sono però scarpe neutre e di conseguenza non le consiglierei a chi fosse un pronatore, soprattutto se dovesse correre dei lunghi lenti, perché questa cosa potrebbe creare dei problemi e ovviamente potrebbe portare anche a un infortunio. Ed è proprio questo il primo punto di attenzione: la stabilità non è ancora perfetta e quindi vi consiglio di scegliere delle Kayano oppure un equivalente in altri marchi nel caso in cui voleste avere un controllo di antipronazione adeguato. La seconda valutazione legata al battistrada è aumentato lo spazio nell'avampiede, la gomma è in Arar e quindi molto durevole, vi consente di essere utilizzata a lungo, il grip sicuramente su strada, su pista è assolutamente eccellente, l'ho anche valutata in giardino con la pioggia, sappiate però che utilizzarla in pista bianca o comunque in sterrato, secondo me troverete alternative migliori, di conseguenza se dovete correre dei medi vi consiglio di farli in strada. Inoltre, ultimo punto di attenzione, non la consiglio a chi la volesse utilizzare come scarpa unica, a meno che di pesare sotto i 65 kg, ci sono alternative sempre in casa ASICS assolutamente interessanti, comunque la scarpa può essere utilizzata per ritmi che vanno da 3,30 a 5,30 al chilometro. Per chi volesse qualcosa di più reattivo, suggerisco di aspettare comunque il lancio delle ASICS Magic Speed 2. Ho visto che qualcuno che mi segue l'ha già provata, beato lui, ad ogni modo credo che questa scarpa, avendo la piastra con fibra di carbonio e al tempo stesso il Fly Foam Blast Plus, dovrebbe consentirvi di volare. Le Nova Blast dureranno almeno 700 km, almeno vedendo la storia dei modelli precedenti, e secondo me rappresentano il compagno ideale della preparazione alla maratona, la consiglieresti a un amico da 1 a 10? Con tutto il cuore, secondo me questa scarpa rappresenta il non plus ultra del 2022 e sicuramente il miglioramento più interessante del mese di settembre. Ultimo aspetto da considerare per la valutazione finale che questa scarpa mi è stata fornita per la recensione da ASICS e quindi potrei essere influenzato, anche se secondo me non sono necessariamente la persona che ha bisogno di una scarpa. Penso che comunque chi voglia correre lentamente oppure velocemente a lungo anche per brevi distanze, le Nova Blast 3 rappresentano una delle migliori scelte, se non la migliore, per correre quest'autunno. Vi lascio qua sotto i link per gli acquisti, voi nel frattempo stay strong, keep running, io vado a dar da mangiare al coniglio, ci vediamo alla prossima, ciao!